Ho abbracciato perché non vedevo il motivo di non abbracciare. Non c'è nessun rischio ad abbracciare, no, persona sieropositiva. Per solidarietà, per effetto. È giusto che tutti abbiano l'abbraccio che serve in queste situazioni. E non mi faccio problemi perché siero positiva. Contro ogni pregiudizio, sostanzialmente. Perché mi sembra una bella iniziativa, una bella cosa, non so se tutti passando sono, insomma, se hanno, insomma, l'istinto di fare una cosa del genere. Perché me la sono sentita, non lo so, è un gesto spontaneo. Perché la sieropositività è una malattia che viene trasmessa sessualmente. L'ignoranza va combattuta con tutti i mezzi possibili, perché so che non si prende così, tramite il sesso, non sicuro. È una malattia che però è curabile ora più di 30 anni fa, quindi persone che possono fare una vita tranquilla, possono fare qualsiasi cosa e possono anche abbracciare le persone. Perché li voglio bene a questi ragazzi qui. Perché non dovevo? Perché la cosa più importante secondo me è il contatto, non soltanto, diciamo, fisico, ma soprattutto è l'empatia che dai quando fai una cosa del genere. L'HIV non si attacca né si prende con un abbraccio né con nessun altro gesto quotidiano. Con un abbraccio e con questi gesti quotidiani l'unica cosa che si trasmette è un po' d'amore. Una giornata di sensibilizzazione, dobbiamo superare quelle che sono spesso le difficoltà, i pregiudizi e questo è anche un significato verso una società aperta a tutti.